La strategia di Satana è questa. Vuole convincerti a interrompere periodicamente la successione delle opere buone. Prima di spingerti verso il peccato, deve distaccarti da Dio, e per distaccarti da Dio deve assonnare la preghiera, la prudenza e l'esercizio delle virtù cristiane. Con ostinazione caparbia, Satana ti presenta le tentazioni della carne, specialmente la golosità, la pigrizia e la lussuria. Quando riesci a scardinare la tua volontà decisa, tu cominci a pregare distrattamente. La messa diventa una presenza passiva e la comunione un pezzettino di pane qualsiasi. Cominciano così a riaffiorare le antiche fragilità, come per esempio la critica, la mormorazione, il perdere tempo, la pigrizia, la gelosia, l'invidia, l'avidità degli sguardi, il risveglio delle passioni. E soprattutto comincia a rivivere il tuo amor proprio. Per un certo tempo determinato della tua resistenza, le fragilità si manifestano in forma quasi impercettibile, ma costante, per cui non ti rendi minimamente conto che stai perdendo colpi nella perseveranza del bene. Siccome sono piccolissime cose, quasi impercettibili, hai l'impressione che si tratti di bagatelle, distrazioni volontarie nella preghiera. Quelle involontarie non invalidano la preghiera, preoccupazioni inutili, leggerezza nel guardare persone che ti richiamano il piacere della carne senza che siano tentazioni vere e proprie, raffinatezza nel cibo, sonno prolungato, facile linguaggio a sproposito, eleganza nel vestire, esuberanza nel comportamento, scambio di simpatia con persone che non ti trasmettono certamente le virtù cristiane. Svogliatezza, apatia e fredda apertura a tutto quello che ti piace. Per lungo tempo non ti rendi conto che queste cose impercettibili stanno sgretolando la tua vita spirituale. Per tutti noi è piacevole scivolare in questo mondo dove le fragilità sono tante, Satana però le confeziona a piccole dosi. La preghiera debole e distratta risveglia lentamente quelle passioni contro le quali hai combattuto con coraggio e determinazione. L'amore a Dio e al prossimo va spegnendosi lentissimamente. L'ira contro chi ti fa del male diventa istintiva e violenta. La concupiscenza appare sempre più naturale e sempre meno da condannare. Se non vuoi cadere in questa trappola, devi conservare il ritmo della preghiera giornaliera, la meditazione contemplata fatta sempre bene e l'esercizio delle virtù cristiane. Persevererai fino alla fine nell'amore a Dio e al prossimo. E vivrai sempre sereno e nella gioia, non andrai mai più indietro, non andrai più avanti, andrai in alto, verso il cielo, dove qualcuno ti aspetta.